Io penso che questa partita, a parte i primi 10-15 minuti, dove siamo stati magari un po' disattenti, dove non abbiamo approcciato benissimo alla partita, per il resto non si può imputare nulla alla Reggiana, perché abbiamo comunque tenuto il dominio del gioco, abbiamo creato occasioni, soprattutto nel secondo tempo. E io penso che in una partita così bisogna dare meriti anche agli avversari, perché il loro secondo gol che ho appena rivisto, il loro centrocampista fa un passaggio veramente veramente bello, difficile da leggere per i nostri difensori, noi forse eravamo non schierati benissimo, però ha fatto una giocata di livello importante. E poi probabilmente la differenza gliela ha fatta il portiere, perché ha fatto due o tre parate veramente ottime. Quindi io penso che la Reggiana ha disputato una buonissima partita e non è stato concretizzato quello che abbiamo creato, purtroppo. Sì, parte consapevoli di aver fatto una buonissima partita contro una squadra che è in forma si riparte tranquillamente, bisogna essere sereni, tranquilli e poi dopo quello che seminiamo lo raccoglieremo più avanti. Abbiamo determinate caratteristiche, determinate qualità che anche oggi abbiamo comunque messo in campo e credo che abbiamo creato tanto, tanto, è stato molto bravo il loro portiere e penso che la differenza della partita sia stata tutto qua. Noi sicuramente abbiamo le caratteristiche e le qualità per fare meglio rispetto ad oggi, abbiamo dimostrato nelle partite precedenti. L'Ancona ha determinate caratteristiche della squadra, sapevamo che poteva far male con le loro ripartenze, però penso si sia vista una bella partita, dai, divertente. Purtroppo non è andato bene solo il risultato.